Amici lettori del Risveglio Popolare, siccome ci piace cambiare, presentiamo così il giornale che è in edicola giovedì, la prima pagina del giornale che è in edicola giovedì, con una notizia proprio fresca, freschissima, quella della nomina di Ivrea capitale del libro, città del libro. Sono state sconfitte altre 7 concorrenti e mercoledì pomeriggio il ministro della cultura Franceschini ha fatto sapere che la vittoria arriva ad Ivrea. L'annuncio è stato dato in diretta, in streaming, in prima fila ovviamente ad Ivrea il sindaco Sertoli e l'assessore Casali. All'interno del nostro giornale raccontiamo un pochettino l'attesa, gli ultimi momenti, il momento della nomina e poi le reazioni che ci sono state in città e anche sul territorio e nella nostra regione, e poi presentiamo il dossier di questa candidatura, che cosa vuol dire e che cosa si farà nell'arco dell'anno del 2022. Ivrea dunque capitale del libro. Sempre sulla prima pagina troviamo sanità, una notizia di sanità che rimanda alla pagina 16, alla pagina interna, sanità che cambia, e spieghiamo che cosa sono gli ospedali di comunità, le case di comunità e gli interventi che la regione farà proprio per mettere a disposizione questo sistema di sanità di prossimità, vicino al cittadino, con un servizio molto fluido e molto rapido. A Chivasso, tra le tante altre cose, si parla anche di una soluzione per l'incrocio di Via Regis. Quattro richiami per le pagine interne, che ricordiamo essere sempre nutrite di informazioni, di aggiornamenti e anche di approfondimenti. Ci teniamo particolarmente ai commenti e agli approfondimenti su tematiche del nostro territorio, ma anche su tematiche più generali. A Chivasso e Caluso in lutto, scriviamo, per il professor Giovannardi e la dottoressa Bretti. A Sparone c'è contentezza, soddisfazione da parte dei cittadini, da parte del sindaco, perché finalmente si allarga la ex statale 470 in località Calsazio, abolendo finalmente la strettoia che impediva una buona circolazione. Il vescovo ha incontrato sabato scorso gli insegnanti di religione, ha tenuto una conferenza sulla sinodalità. Il sinodo è al centro dell'attenzione dell'attività della Chiesa nel mondo e ovviamente anche nelle diocesi. La sinodalità, essenza della Chiesa, ha spiegato il vescovo Cerrato. E poi la Guardia di Finanza denuncia 50 furbetti del reddito di cittadinanza proprio nel Canavese. L'editoriale titola Quale futuro? La nostra attenzione è stata posta sui giovani. Vivono un momento critico dopo 2 anni di gestione della pandemia, debolezza salute mentale, debolezze psicologiche si fanno sentire. Ecco, la responsabilità degli adulti, sottolineiamo qual è stata la responsabilità in questi 2 anni, ma anche individuiamo delle soluzioni, che cosa fare per recuperare il tempo perduto. Quindi grazie a tutti e buona lettura.